Direttore, innanzitutto è un piacere ritrovarla a distanza di un po' di tempo in una nuova avventura a Castelnuovo, non molto lontano da Teramo. Gruppo, lavoro di squadra, impegno, lavoro, ecco, questi sono stati i fili conduttori della sua conferenza stampa. Si ritrova un po'? Sì, sono quello che entro a Castelnuovo con tanto entusiasmo ma in punta di piedi, non voglio fare il professore a nessuno. Ho dei collaboratori veramente capaci che hanno questo marcato senso di appartenenza che io tra virgolette sfrutterò per fare sempre qualcosa di più e meglio, e quindi a prescindere dalla categoria, ripeto, come vi ho detto con il dottor Franchi che è responsabile sanitario, Parnanzone nella segreteria, e quindi ecco, diciamo che abbiamo aumentato un po' il gap di struttura societaria, e questo a me va bene perché ho dei collaboratori competenti, capaci, ma soprattutto che stanno 24 ore su 24 a disposizione. Castelnuovo appena promosso in Serie D, però società molto ambiziosa, lei passa, insomma, sembra che lì vada a cercare presidenti o patron ambiziosi che vogliono sempre comunque il massimo del risultato. Il risultato massimo invece di questa stagione che si apre nel Castelnuovo quale potrebbe essere secondo il direttore generale? Ma è chiaro che è una società neopromossa, quindi sappiamo le difficoltà, l'approccio alla nuova categoria non sarà facile. Però ecco, la linea guida della società è questa, di avere una squadra abbastanza giovane, che il meno giovane deve essere da chioccia agli altri, insegnargli qualcosa, e noi come società saremo a completa disposizione. Laddove vedremo che c'è bisogno di qualcosa, sicuramente la società non si tirerà indietro. Però ecco, cercare di fare un buon campionato come primo anno, fare esperienza e vedere che cosa poi nel futuro ci può riservare. Sarà un campionato facile non tanto dal punto di vista calcistico quanto dal punto di vista sanitario, ci sarà l'ampliamento della struttura di Castelnuovo, però è evidente che si attende ancora di sapere se e quante persone potranno vedere le partite del Castelnuovo 2020-2021. Sì, noi quotidianamente abbiamo rapporti con la Lega, e quindi appena noi sapremo qualcosa di più ci comporteremo di conseguenza. È chiaro che a livello generale, anche con la partecipazione soprattutto del Comune di Castellalto, con il Sindaco, si è messo a disposizione per ampliare i posti disponibili. E poi appena sapremo chi e come e quando, però ecco, ci stiamo già attivando per ampliare la capienza dello stadio e poi valuteremo. Faccio l'ultimissima per strapparle un sorriso: il Teramo è una sola categoria di differenza? No, io al Teramo ce l'ho nel cuore, sono un teramano di adozione. Però un derby. Quindi speriamo il derby di farlo con le amichevoli. Questo è un augurio per noi, ma se loro nei prossimi 2 o 3 anni ambissero e arrivassero a categoria superiore, sarei il primo a esserne contento.